capolavoro. Sono bastati 7 anni al Borgo Rosso per perfezionare la scalata dall'ultimo al principale campionato dilettantistico regionale. Ci sarà anche la realtà molfettese fondata nel 2014 ai nastri di partenza della prossima eccellenza di Puglia. Il ripescaggio è diventato realtà la scorsa settimana. Tutto l'ambiente, tutta la società ha creduto sin da subito che questo potesse accadere. Al comunicato della federazione ci siamo guardati un po' intorno, abbiamo capito che c'era tutto il potenziale per poterci provare, ci abbiamo provato e alla notizia ufficiale non ci resta che esultare, insomma, siamo felicissimi, per noi la prima volta che accediamo a un campionato di questo tipo, quindi ci faremo trovare pronti, insomma, come abbiamo sempre fatto. Il Borgorosso giocherà le gare casalinghe della prossima stagione al Paolo Poli, alternandosi naturalmente con il Molfetta. A guidare la matricola molfettese in panchina intanto sarà Mimmo Leonino, non una novità in assoluto perché ha allenato il Borgorosso già in passato. Per quanto riguarda l'allestimento dell'organico, invece, il direttore sportivo Gianni De Celli aveva già inserito diversi tasselli nel puzzle prima dell'ufficialità del ripescaggio. Spiccano in rosa gli innesti di Marco Vitale, attaccante di qualità e spessore per questa categoria, e Donato De Santi, sportiere classe 2000. Noi abbiamo già un buon 95% dell'organico già confermato dell'anno scorso. Abbiamo inserito Marco Vitale, sarà sicuramente la nostra arma in più, il nostro Jolly, lo conosciamo un po' tutti Marco Vitale. È arrivato Donato De Santis, che è un portiere, anche se giovanissimo anche lui, ma ha fatto categorie, diciamo, superiori alle nostre fino ad ora. È arrivato Marco Napolitano, un trequartista capitano del Grottaglie per 5 anni, un ottimo giocatore, un ottimo profilo per il nostro gruppo. Siamo lì alla finestra, ci manca ancora qualcosina, ecco, siamo lì a guardare come possiamo concludere. Se dovesse, diciamo, presentarci qualche buona occasione, metteremo atto. L'eccellenza ora è una categoria che il Borgorosso proverà a custodire gelosamente. Ci divertiremo come abbiamo sempre fatto. È ovvio che la nostra prima esperienza, l'obiettivo non può che essere la salvezza.